È stata una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo, ma negli ultimi anni Roberta Capua ha preferito concentrarsi sulla sua vita da mamma. L'ex Miss Italia però non ha chiuso del tutto le porte al mondo dello spettacolo. Dopo una pausa, è tornata a farci compagnia su Rai Premium, dove ha condotto Brava, un talk show tutto al femminile. Si è concessa lo sfizio di recitare in un film, e ha vinto la prima edizione di Celebrity MasterChef Italia, e nel 2018 affianca Gianluca Machimbelli dentro e fuori. Eletta Miss Italia 1986, e classificatasi seconda al concorso internazionale Miss Universo 1987, ha avviato una carriera da modella e indossatrice. Dagli anni 90 ha intrapreso la carriera televisiva debuttando dapprima in piccoli ruoli sulle emittenti Fininvest, poi passando a Telemonte Carlo, e infine raggiungendo la notorietà grazie ai contenitori mattutini Rai, In Famiglia e Uno Mattina. Dal 2004 è tornata in Mediaset, lavorando per due edizioni a Buona Domenica e conducendo programmi come Tutti pazzi per i reality, e la prima serata di Sei un mito. Roberta Capua è la vincitrice della prima edizione del famoso programma culinario Celebrity MasterChef Italia del 2017. Dopo l'esperienza a Buona Domenica le viene affidato un nuovo programma su Canale 5, Sei un mito. Ritorna in televisione il 24 luglio 2013, ospite di Alfonso Signorini nel programma Studio 5, dove spiega di aver scelto di allontanarsi dal mondo della TV per restare accanto alla sua famiglia, in particolare al figlio nato nel 2008. Nel febbraio e nel giugno del 2016 torna in televisione prendendo parte come concorrente per beneficenza a tre puntate del Game Show Caduta Libera, condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Ho ricominciato a lavorare quando ho sentito di essere pronta. E nel frattempo mi sono goduta la felicità di essere mamma, aveva dichiarato in una intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Nel 2017 partecipa come concorrente alla prima edizione di Celebrity MasterChef Italia e vince la competizione superando in finale il cantante Nesli. Dall'11 aprile 2018 conduce Brava, in onda ogni mercoledì su Rai Premium, che segna il suo ritorno in Rai. Nel maggio 2011 ha sposato Stefano Cassoli, imprenditore bolognese, dal quale ha avuto un figlio nel 2008, di nome Leonardo. Vive con la famiglia a Bologna. È cugina della virologa Ilaria Capua e figlia di Marisa Giossa, che vinse il titolo di Miss Italia nel 1959. Dal 2003 al 2005 è stata legata sentimentalmente al noto nuotatore Massimiliano Rosolino.